Siamo venuti qui oggi a parlare sulla discarica di Tegolaia, che è un problema gravoso, perché comunque sta ancora inquinando questa discarica dopo anni e anni. Non sappiamo quando la potranno bonificare e con quali soldi. Oltretutto le risposte della regione non ci soddisfano minimamente, in quanto abbiamo fatto dei sopralluoghi e abbiamo verificato che effettivamente non è come dicono. Poi oggi lanciamo anche un allarme grandissimo sul problema delle discariche di tutta la regione. Il piano regionale dei rifiuti prevede che solo il 10% dei rifiuti raccolti, dei rifiuti solidi urbani raccolti in Regione Toscana, andrà a discarica al 2020. Questo implica che numerose discariche verranno chiuse. La domanda è, dato che chi gestisce la discarica deve mettere a riserva nel proprio bilancio un tot di soldi per effettuare la bonifica, ci sono questi soldi? I gestori hanno messo da parte questi soldi? Chi farà la bonifica? La regione parla di Sito Toscana, ma verrà fatta una gara? Noi siamo particolarmente preoccupati perché non vorremmo mai lasciare un mondo peggiore ai nostri figli di quello che abbiamo ricevuto noi.